Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Sara e oggi sono qui per portarvi un summer vlog, un vlog riassuntivo di questi ultimi 4 mesi d'estate, con clip che vanno da maggio fino a settembre. Vorrei iniziare ringraziandovi moltissimo per tutto il supporto che mi state mostrando. Questo periodo purtroppo non è stato semplice, ma ricevere il supporto che mi regalate significa davvero tantissimo per me, quindi vi ringrazio. Andiamo. Iniziamo questo vlog d'estate con Tito e ciò che ho fatto con lui. Questa è stata la prima volta in cui ho montato Tito da metà marzo più o meno. Era maggio, ho deciso di non usare le imboccature e tornare alle basi, quindi abbiamo usato una semplicissima capezza in corda. Appena sono salita ho mosso un po' le braccia, ho spostato un po' il peso giusto per guardare la sua reazione, ma come potete vedere è stato assolutamente spettacolare, tranquillo, come se nulla fosse. Purtroppo sono rimasta ferma per moltissimo tempo a causa di un infortunio alla caviglia che mi ha precluso ogni attività di questo genere, ma quel giorno ho voluto provare. Purtroppo il giorno dopo il dolore alla caviglia è tornato e così sono stata obbligata a un'altra pausa. Tito è stato bravissimo, abbiamo lavorato un pochino al passo e al trotto, non ha fatto grandi richieste, lui è stato attentissimo, ha lavorato molto bene, gli ho chiesto ogni tanto degli alt, dei back, circoli, davvero molto molto bravo. Poco tempo dopo è tornato l'osteopata per visitare Tito e a seguito della sua visita ho deciso di non lavorare più da sella fino a questo autunno per permettere a entrambi di riprenderci e tornare al top della forma, in quanto ci aspetta un anno molto impegnativo.
Da fine giugno fino a fine settembre ho lavorato il weekend, sabato e domenica pomeriggio in un castello della zona. È stata la mia prima esperienza lavorativa al di fuori dei cavalli, quindi al di fuori del mio settore, e devo dire che mi sono trovata bene tutto sommato, nonostante inizialmente fosse appunto una cosa nuova e abbastanza strana. Parallelamente a questo ho iniziato a frequentare un corso di naturopatia animale e ho già fatto il primo esame, adesso devo dare gli altri e devo dire che mi sta piacendo davvero tanto e questo è solo il primo step verso ciò che vorrei riuscire a fare. Io adesso sto seguendo il corso di naturopatia, qua penna e quaderno per gli appunti e devo recuperare perché i giorni scorsi ho fatto poco perché non sono stata bene e finirlo così posso dare questo esame e concludere finalmente il mio primo corso e ho già in mente tutti gli altri corsi che voglio fare, però dai, pian piano. Se mi seguite da tempo saprete che ho iniziato la doma da sella di Tito l'anno scorso e ho introdotto il filetto verso agosto o settembre. Ha vissuto bene la transizione da bitless al filetto, ma non era ancora del tutto tranquillo e rilassato. Mi capitava spesso di notare una certa tensione, ma pensavo che fosse normale, in quanto la si nota nella maggior parte dei cavalli che lavorano da sella. Così ho passato un lungo periodo a informarmi e sperimentare finché non ho capito la chiave di tutto, ossia il rilassamento. Abbiamo iniziato questo percorso e se mi conoscete saprete che adoro sperimentare, talvolta sbagliare per imparare il più possibile. E ciò che abbiamo fatto anche questa volta e i risultati parlano da soli. Con un leggerissimo contatto Tito ha trovato il modo per rilassare mente e corpo e cercare lui stesso il contatto. Inizialmente è stato difficile perché non riuscivo a capire come fare, sono andata un po' alla cieca e come ho detto è stato un esperimento, però i risultati parlano da soli. Voi potete vedere che il cavallo si rilassa praticamente fin da subito, è molto più tranquillo rispetto alla volta precedente, anche lo sguardo è più sereno. E come potete vedere sembra che il collo pian piano inizi ad allungarsi. Mi sono concentrata molto su questo esercizio perché ho notato degli enormi cambiamenti sia a livello fisico sia a livello psicologico e l'hanno aiutato anche molto con la sua condizione, con il suo problema alla schiena. Thank you.
e alla fine è lui stesso che cerca il contatto. Come potete vedere, si appoggia tranquillamente all'imboccatura e resta sereno e rilassato. Questi sono solo alcuni degli esercizi che ho fatto con Tito. Ho passato tantissimo tempo a informarmi e per cercare di imparare il più possibile per poterlo aiutare, e sono davvero molto contenta di averlo fatto perché mi ha aperto davvero un mondo e soprattutto ho visto degli enormi risultati. Una cosa che ci ha aiutato molto è il lavoro con le fasce. Aumenta la propriocezione e aiuta il cavallo a mettere sotto il posteriore e a spingere di più. Un altro lavoro che ho fatto spesso con Tito sono stati i cavalletti. Aiutano moltissimo a mobilitare tutta la zona dorsale e anche addominale. Le prime volte in cui gliel'ho fatti fare l'anno scorso toccava sempre con il posteriore destro. Ho iniziato a mettergliene due invece che farlo passare solo su uno, e sono davvero molto contenta dei progressi che ha fatto. Questa mattina ho preso tutte le foto, dato che devo finire di attaccarle, e adesso ho già fatto tutta questa parte e poi dovrò stamparne altre. Queste sono le foto che devo mettere e dopo stamperò alcune frasi da mettere come queste, anche se queste le ho scritte io, però ho deciso che le altre le stampo. Allora, mi è appena arrivata la notifica che sta per arrivare il mio pacco, sono emozionatissima, non vedo l'ora, e ho ordinato la felpa un paio di settimane fa più o meno e niente, non vedo l'ora di vederla e provarla. Adesso la proviamo, tipo subito. Questa è stata una piccola sessione di lavoro con Briga, ho deciso di farvela vedere in quanto è da moltissimo tempo che non vi porto video di Briga sul canale. Non abbiamo più lavorato la terra in quest'ultimo periodo e per l'appunto dopo qualche mese in cui non lavoravamo più ho deciso di provare a rimetterle la testiera. Se mi seguite da tempo saprete che Briga ha avuto delle brutte esperienze, quindi faceva molto fatica a mettere la testiera. E questo per lei è già un enorme miglioramento, è completamente diverso rispetto a prima. Cerco di restare il più tranquilla possibile, il più rilassata possibile. Come potete vedere mastica tantissimo sul filetto, però poi pian piano riesce anche a rilassarsi. Ho tolto la nasalina per non darle noia e le ho tolto la testiera subito dopo.
Questo è un esercizio utilissimo, abbiamo fatto molti molti esercizi di propriocezione e devo dire che ho notato dei cambiamenti importanti. In questo esercizio il cavallo deve passare sopra alla barriera senza ovviamente toccare e la barriera deve restare sotto al cavallo, al centro tra le gambe. Questo esercizio è stato molto utile anche per me perché una cosa che devo imparare a fare è prendere meno seriamente il lavoro, non dare meno importanza ma viverlo con più serenità ed è una cosa davvero difficile per me perché fin da subito viene insegnato che non deve esistere un momento di pausa, il lavoro è lavoro, ma talvolta ho imparato che il lavoro può anche essere divertente, spensierato e un momento di cocco, un modo per passare del tempo insieme, con anche un momento lasciato al cavallo per mangiare un po' di erba. Ed è importante imparare a vivere diversamente le cose, ma senza sottovalutare, ed è un delicato equilibrio che ho intenzione di raggiungere. Bellina, cosa vedi? Cosa senti più che altro? Oh mio Dio, sono i fantasmi. Oh Dio, i fantasmi. Vieni, brava, brava, brava. È passata la paura folle. È passata la paura folle. Adesso vogliamo i grattini sotto la pancia. Eh sì, bravissima Lella. Siamo ancora convinte, però per i grattini mi avvicino. Ma che pancia che hai? Ah, proprio così? Va bene, come vuoi. Una cosa che ho ricominciato a fare quest'estate sono le passeggiatine serali con Lalla, è una cosa che non facevo da anni praticamente, 6 anni fa uscivo spesso la sera in estate con Tania,
e poi ho iniziato a farlo qualche volta anche con Lalla. È una cosa che mi dà davvero molta pace e tranquillità e sono contenta di averlo fatto. In questi ultimi mesi sono cambiata sotto diversi punti di vista. I cavalli restano il fulcro principale della mia vita, sia privata che lavorativa, ma ho cambiato obiettivo, ho capito ciò che voglio realmente fare e, come ho detto, sto studiando per arrivarci. La strada sarà lunga, però sono fiduciosa. Tutto ciò che è successo con Tito mi ha spinta verso la strada che sto seguendo ora. Doverlo seguire dal punto di vista fisico e mentale mi ha aiutato molto ad avvicinarmi a quello che vorrei fare e i risultati che abbiamo ottenuto mi hanno motivata ancora di più. Non smetterò di lavorare con i cavalli per quanto riguarda il punto di vista della doma e addestramento, però non sarà più il mio obiettivo principale. Ho preso delle scelte che andranno a rivoluzionare completamente la mia vita e quella dei miei cavalli e non vedo l'ora di portarvi con me in questo percorso e di potervene parlare. Voglio fare alcune considerazioni riguardo il lavoro che ho fatto con Tito e tutti i progressi che ho visto in questo periodo. Penso anche di ricominciare a montarlo un pochino a breve, purtroppo poi quando arriverà l'inverno dovrà stare nuovamente fermo, però vorrei appunto provare a montarlo e vedere se noto dei miglioramenti anche da sella. Da terra è cambiato tanto, vedo che si muove in maniera più fluida e inoltre è proprio cambiato tanto fisicamente e anche mentalmente, è cresciuto tantissimo. Finalmente tutto il lavoro che abbiamo fatto sta dando dei risultati, degli enormi risultati e vorrei fare altri video in cui magari vi parlo meglio di tutte queste cose che abbiamo fatto insieme e ho ragionato tanto su ciò che voglio dal canale. Ho iniziato a fare video 3 anni fa, 3 anni e mezzo fa ormai. E avevo 16 anni quando ho iniziato, adesso ne ho appena fatti 20, quindi sono cambiata tanto. Ho deciso che questo è ciò che voglio fare con il canale, voglio portare video più importanti, i video che mostrano cos'è l'equitazione, cosa sono i cavalli per me e un po' tutto ciò che sto facendo, sto sperimentando. Vi ho parlato ogni tanto di ciò che vorrei fare, cosa sto sperimentando, ciò che sto facendo, però ve l'ho mostrato molto poco e voglio che questo cambi. Voglio mostrarvi il più possibile ciò che faccio, come lo faccio, perché lo faccio, con anche gli errori, perché si può imparare tanto anche dagli errori degli altri. E voglio che il mio canale sia un luogo in cui le persone possano sentirsi libere di osservare e di imparare anche qualcosa. Quindi lunedì 12 settembre ho rimontato Tito, è stata la prima volta da maggio e la volta precedente è stata a marzo, come ho detto, quella prima ancora a ottobre, l'ultima volta in cui abbiamo lavorato nel vero senso della parola, in quanto era ancora il lavoro costante. Dopo tutto questo tempo ho trovato un cavallo diverso, più cresciuto, maturato mentalmente, emotivamente e fisicamente. In questo periodo di fermo dal lavoro da sella. L'ho trovato davvero molto volenteroso.
nervoso, sei impegnato più che mai, comunicava in maniera completamente differente e ho capito che in realtà il cambiamento non è stato solo suo, ma è stato nostro. Questo periodo di pausa dal lavoro da sella ha aiutato davvero tanto anche me, perché come ho detto ho rivalutato molte cose e avevo passato questo periodo a sperimentare, indagare, imparare sempre di più. E dopo tutti i trattamenti osteopatici, ore e ore passate a fargli massaggi al caldo, vento, pioggia per provare ad aiutarlo, barriere da terra, lavoro con le fasce, cavalletti, lavoro in libertà, lavoro con l'imboccatura da terra, rilassamento, stretching, lavoro in salita, lavoro su due piste da terra, per la prima volta dopo un anno ho sentito una notevole differenza, si muoveva molto bene, iniziava a spingere con il posteriore, cercava il contatto, si è disteso benissimo, gli parlavo tanto senza che mi alzasse la testa per ascoltarmi perché era finalmente tranquillo e rilassato.
cavallo molto spaventato. Che cazzo me lo fa fare?